Ciao a tutti cari amici di Daily Muslim, io mi chiamo Stefano e sono originario della provincia di Lecco e oggi vorrei raccontarvi della mia recente esperienza di viaggio in Pakistan. Dunque, io da circa 10 anni vivo a Londra, dove esiste una comunità pakistana che è molto grande e anche molto ben radicata nel tessuto sociale appunto della città di Londra. E essendo così esposto a questa cultura, devo dire che ne sono rimasto molto affascinato. Di conseguenza, avendo moltissimi amici e colleghi pakistani, qualche mese fa appunto ho deciso di visitare questo bellissimo paese. E confesso che i miei amici non pakistani, all'inizio quando gli raccontai delle mie intenzioni, mi presero un po' per matto, perché effettivamente il Pakistan non è, o forse non è ancora, una meta turistica rinomata, se non almeno per le escursioni in montagna, ad esempio per scalare il K2. E di conseguenza, appunto, vi posso raccontare un piccolo aneddoto per dimostrarvi questa cosa. E arrivato all'aeroporto di Heathrow a Londra, io ero in coda appunto per lasciare al check-in, per lasciare il mio bagaglio e ritirare il mio biglietto. Quando arriva il mio turno, mi avvicino al ragazzo al banco. E mi guarda e mi dice: "Sa, signore, guardi, temo che abbia sbagliato coda perché questa è la coda per l'aereo per il Pakistan, per Islamabad." E io: "Ah, perfetto, perché è proprio lì che sto andando." E ci siamo messi un po' a ridere perché mi diceva che era la prima volta che vedeva un turista italiano che prendeva un aereo da Londra per andare in Pakistan, quindi era un po' sorpreso. Ora non me ne vogliate, ma confesso che prima di arrivare là ero un po' preoccupato, nel senso che si sentono tante storie e non tutte sono positive per quanto riguarda il Pakistan e perché no, esiste davvero un pregiudizio che in qualche modo mi piacerebbe un po' sfatare nel mio piccolo. Devo dire che io avevo appuntamento con degli amici pakistani in Pakistan ad Islamabad che sarebbero arrivati solo però qualcosa come 2 giorni dopo il mio arrivo. Di conseguenza per i primi 2 giorni sarei stato da solo, in un paese di cui non sapevo assolutamente nulla, e devo dire, forse un po' per paura, perché no, decisi di stare all'interno di quella che si chiama enclave diplomatica, che è una zona della città di Islamabad che è riservata ai diplomatici stranieri o anche, perché no, ai visitatori stranieri, e praticamente esiste un cordone di sicurezza all'esterno di questa zona che è controllato dall'esercito, appunto per garantire la sicurezza dei diplomatici. Ed è molto difficile entrare ed uscire, ovviamente, per questioni di sicurezza. Ora, io devo dire che col senno di poi è stata una scelta sbagliata stare nell'enclave, perché semplicemente, chiaramente, dicevo, è molto complicato ed entrare ed uscire, ma soprattutto è assolutamente inutile, perché in tutto il tempo che sono rimasto in Pakistan non ho avuto nessun problema, nessun pericolo. E anzi, sono sempre stato molto tranquillo a camminare per strada di sera da solo senza alcun problema. E detto questo, ho avuto modo in realtà di visitare solo alcune zone del Pakistan, cioè ho visitato la zona del Punjab, è una zona enorme, quindi per quanto possibile, con le città principali, la città di Islamabad, Rawalpindi, Lahore. E devo dire che sono rimasto particolarmente impressionato dalla città di Islamabad, che è la capitale. È una città interessantissima perché innanzitutto è costruita davvero in mezzo alla natura, nel senso sembra una città costruita in mezzo a un bosco e delle colline bellissime. E in realtà è una città molto recente, credo sia stata costruita negli anni 50-60, se non ricordo male, da un architetto greco addirittura, se ricordo bene, ed è studiata fondamentalmente per essere perfetta. Cosa significa? Che tutta la struttura della città è disegnata praticamente a quadranti che delimitano varie zone e ogni zona è adibita ad una specifica funzione, ok? E soprattutto all'interno di queste zone, in ogni zona ci sono tutti i servizi essenziali. Di conseguenza uno tecnicamente non avrebbe mai necessità di uscire dalla zona stessa e essendo che le strade sono fondamentalmente dei viali enormi perché appunto è costruita a quadranti, è molto facile da capire, molto facile orientarsi ed è anche molto facile da girare in macchina. E
Ecco, su questo se volete visitare il Pakistan, vi darei il primo consiglio: non lasciatevi ingannare dalle mappe, perché quando io ero qua, controllavo, vedevo le distanze su Google Maps, dicevo 1 o 2 km. Sì, beh, fattibile a piedi, senza problemi. Ecco, una cosa è fare 1 km a piedi qua, un'altra cosa è farlo nel caldo del Pakistan e le distanze là sembrano sempre molto più lunghe. Di conseguenza, se vi capiterà mai di visitare il Pakistan, e specialmente Islamabad, vi raccomando di fare uso di una macchina o di un taxi o di un motorino, soprattutto i taxi, vi raccomando, che sono relativamente economici e sono molto, molto rapidi per trasportarvi in giro. E il bello di Islamabad è che è in una zona strategica e da lì si possono fare delle gite meravigliose. Ad esempio, ho fatto 2 gite particolari da lì che mi sono molto piaciute. C'è una città che si chiama Taxila, che ha qualcosa come, credo, 2 ore di macchina di distanza da Islamabad, ed è una città che è stata fondata qualcosa come 3.000 anni fa. Avete capito bene, 3.000 anni fa, ed ha addirittura fatto parte dell'impero indo-greco di Alessandro Magno, quindi è assolutamente incredibile dal punto di vista storico. E anche dalla bellezza della natura, perché non solo si cammina in mezzo a queste rovine che peraltro sono tenute benissimo, ma si cammina all'interno di un paesaggio, insomma, ci si è circondati da colline bellissime, è veramente veramente indimenticabile e c'è una sensazione di pace davvero incredibile. E un'altra gita molto interessante che ho fatto, sempre partendo da Islamabad, è la città, è un paese vogliamo chiamarlo, è di Gollra Sharif, perdonate la pronuncia. È una piccola stazione fondamentalmente, stazione ferroviaria, in cui praticamente l'edificio stesso è particolarmente decorato e ci sono dei modelli sono come museo, se vogliamo, dei treni antichi, e anche i treni che passano sono decorati o comunque sono piuttosto, diciamo, antichi, nel senso di qualche decennio fa, e sono veramente bellissimi da vedere. E, tra l'altro, una cosa che sicuramente noterete, che non vi può sfuggire se vi capita di visitare il Pakistan, sono i vari furgoncini e camion, che praticamente non avevo mai visto una cosa così in tutto il resto del mondo, devo dire. Sono dei furgoncini decorati, sono bellissimi, con dei colori sgargianti, delle finiture strane che sono veramente in stile proprio pakistano, e mi sono innamorato di quei mezzi di trasporto. E sono appunto, ognuno è un pezzo unico, non è come noi che uno come da noi che uno compra un, che so, un tipo di furgone ed è uguale all'altro. No, ecco, ognuno è completamente diverso, è disegnato e decorato in base alla volontà, al gusto dell'utilizzatore o comunque del padrone, quindi è molto interessante. E questa è una zona bellissima, però sicuramente devo dire che il vero Pakistan l'ho visto solo quando ho visitato la città di Lahore, che è una città enorme, bellissima, con un'infinità di monumenti meravigliosi. E sicuramente quello che mi ha impressionato di più, che è imperdibile, è la moschea Badshahi, che si trova proprio nel centro della città ed è un edificio enorme con un cortile interno meraviglioso. E fondamentalmente è fatta come di mattoni, sembra terracotta, e praticamente in base all'ora del giorno a me sembrava avesse un colore diverso, quindi l'ho trovato davvero affascinante. E poi sono stato molto fortunato perché ho visitato quella moschea verso l'ora del tramonto, quindi ho avuto modo di sentire il muezzin che chiamava alla preghiera. E ancora adesso, se ci penso, mi viene la pelle d'oca, perché è veramente un momento affascinante, con il sole che cala e appunto sentire questi canti meravigliosi. Quindi davvero, se vi capita occasione, sicuramente quello è il momento migliore per visitare. E per concludere con la serata, tra l'altro, ricordo, ho cenato in un ristorante vicino alla moschea Badshahi, che praticamente aveva una terrazza sul tetto, diciamo. Ho cenato lì con appunto una vista sulla moschea. Ed è stata una cosa semplicemente, devo dire, indimenticabile. Non solo per il cibo, che è effettivamente è buonissimo il cibo pakistano, devo dire che è sicuramente uno dei tipi di cucina che ho più gradito, di sempre, se vogliamo. E ricordo, sto pensando ai nomi di alcuni piatti che mi hanno affascinato. Mi ricordo i chanaz, che erano i miei preferiti, pakora, naan,
chaat, bindi, i biryani, anche se mi dicono che il biryani vero sia quello di Karachi, cioè nel sud, che purtroppo non ho avuto modo di visitare. Una piccola nota, se vi capita di visitare il Pakistan, il cibo è buonissimo, però se arrivate dall'Italia fate attenzione perché è molto piccante. Io qua in Inghilterra ho sviluppato un certo gusto per il piccante che è abbastanza comune qua, ma arrivando dall'Italia in Pakistan, ecco, ci vuole qualche giorno magari per abituarsi. Comunque, a parte l'indiscutibile bellezza del posto e anche la bontà del cibo, quello che più mi ha colpito è stata sicuramente la gentilezza delle persone. E lo so che si dice molto spesso, però quello che ho visto là, che ho provato in Pakistan, è una cosa completamente diversa. Che so, camminavo per strada da solo o con amici e la gente veniva e mi fermava, ma con grande gentilezza mi chiedeva, che so, mi chiedeva da dove arrivavo, che ci facevo in Pakistan, se potevano fare una foto con me, eccetera, eccetera. Ma soprattutto c'era una cosa che mi piaceva molto, e questo capitava molto, molto spesso, anche quando davvero ero da solo. La gente si avvicinava a me, mi tendeva la mano, mi salutava. Io chiaramente purtroppo non parlo Urdu, che è la lingua ufficiale del Pakistan, e magari loro non parlavano bene, che so, inglese ad esempio. E mi dicevano solo una cosa, mi stringevano la mano e mi dicevano "Thank you for coming to Pakistan", grazie per essere venuto in Pakistan, che è una cosa strana per noi europei, però è un concetto completamente diverso, nel senso. Lì non siamo turisti, cioè non saremmo stati turisti, eravamo degli ospiti e quindi meritavamo tutto il rispetto e la gente veramente ci trattava come si dice, con i guanti, perché appunto eravamo loro ospiti, non dei semplici turisti, mi spiego, ed è veramente una cosa meravigliosa. E anzi, avevo quasi l'impressione che tutte queste persone fossero profondamente orgogliosi del loro paese. E ci tenevano che uno straniero passasse una buona vacanza, del tempo prezioso, divertente in Pakistan, e quindi loro erano disponibili a fare qualsiasi cosa, nel senso come guida piuttosto che a dare indicazioni, erano davvero, davvero gentili. E questo mi fa pensare a un'altra cosa che mi ha molto affascinato del Pakistan, che è il concetto di famiglia. Chiaramente rispetto ad esempio, l'Inghilterra, l'Italia ha anche un concetto di famiglia molto forte, però in Pakistan è tutta un'altra cosa. Ad esempio, mi ricordo un giorno ero appunto nella città di Lahore e stavo con un amico che avevo appunto conosciuto a Londra e così mi ha invitato a pranzo, sì, a pranzo a casa di una sua nonna. E appena arrivato eravamo solo io, lui, la nonna ed un cugino che aveva grosso modo la nostra età. E nel giro di qualcosa come 30-40 minuti, senza che sapessi, non perché ci fossi io, saranno arrivate qualcosa come 20-25 persone ed abbiamo pranzato tutti insieme. Anche lì ho mangiato benissimo, tra l'altro. E io praticamente non ero un ospite, ma ero veramente un membro della famiglia, mi spiego, che è ben diverso. Ed è questa la verità. Ora chiaramente l'Italia è un paese famoso per il turismo e perché no anche per certi versi per l'ospitalità, però a volte essendo che è un turismo così di massa abbiamo forse dimenticato che una cosa è un turista, un'altra cosa è un ospite, quindi accogliere una persona come un ospite è un concetto completamente diverso e questo devo dire che in questo senso sicuramente abbiamo qualcosa da imparare dal Pakistan, devo dire, e lo dico con grande tranquillità, sono assolutamente sicuro della cosa. E una cosa che in realtà mi faceva molto ridere è che appunto c'erano queste famiglie enormi e c'era sempre, sembrava di stare in un telefilm, per intenderci, c'era sempre un po' di gossip, un po' di qua, un po' di una storia, qualcuno che prendeva in giro un altro, che si rideva, si scherzava. Ed era davvero. E io facevo parte di questa comunità, non ero un ospite, non ero uno spettatore, ero parte della cosa. È stata una sensazione, dall'altra parte del mondo ero parte di qualcosa ed ero appena arrivato, quindi è un'esperienza davvero da raccontare che assolutamente non dimenticherò mai. E addirittura ricordo che quando stavo progettando il viaggio qui dall'Inghilterra, parlavo con vari amici pakistani e chiedevo consiglio su, che so, in che hotel stare piuttosto che in che ristorante mangiare e questo tipo di cose. E loro assolutamente mi dicevano: "Cosa? Hotel?
Hotel? Che hotel? Tu vai a stare dalla mia famiglia, assolutamente non ti permettere, no, di qua e di là, se non vieni a stare da noi è come una mancanza di rispetto per la nostra famiglia. E sul momento da straniero dicevo, ah beh sì, però sai, non vorrei disturbare, eccetera, di qua e di là. E invece poi arrivato là mi sono reso conto che erano più contenti loro di avere me come ospite che io di essere loro ospite. Cioè era una cosa spettacolare. Era come se stessero, che so, ritrovando un cugino che non avessero mai conosciuto, che non avevano mai conosciuto. Quindi era davvero una bella sensazione. E francamente non saprò mai come ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me. Anzi, forse questa mia intervista è forse un po' il mio modo di ringraziarli, perché no? Insomma, davvero mi sento di raccomandare assolutamente a chi volesse di fare un giro in Pakistan. Perché è davvero un'esperienza unica, non è la classica vacanza che si va, si prende il sole, no, assolutamente, è un'avventura. È un'avventura perché ovviamente non c'è ancora una struttura turistica ben sviluppata, di conseguenza a volte può essere più complicato, non lo nego, perché magari non ci sono molti servizi per il turismo, ma solo così si può, insomma, provare l'esperienza di stare in un posto che ancora non è stato contaminato, perché no, dal turismo di massa. E quindi si ha la sensazione di vivere veramente come una persona del posto, si riesce a percepire la cultura del posto in una maniera molto migliore, molto più profonda, e se ne diventa parte. Non è che si va lì, si vede e si riparte, no. Si va lì, si diventa uno del posto e poi si riparte e si portano indietro tanti bei ricordi, tante belle esperienze, mi spiego. Se posso dare un consiglio, se veramente, cioè quando uno vuole visitare il Pakistan, assolutamente vi consiglio di non credere a quello che sentite, che so, per televisione o nei giornali, eccetera. Perché il nostro pregiudizio, che purtroppo è una brutta parola, ma quello è basato su un Pakistan magari di qualche decennio fa, che con questo non voglio dire che non sia importante prendere misure di sicurezza come quelle che si prenderebbero bene o male quando si viaggia in qualsiasi città del mondo, che sia Milano, Londra, New York, Roma, qualsiasi cosa. Però veramente non lasciatevi influenzare da quello che sentite perché è completamente diverso. Quindi non vi preoccupate di nulla dal punto di vista della sicurezza. L'unico consiglio che posso dare è state attenti al traffico, perché il traffico a volte può essere impegnativo, però così è in tutte le città dell'Asia che ho visitato. Ed è anche il suo bello, se vogliamo, rende l'esperienza molto entusiasmante. Quindi mi sento innanzitutto. Con questo video mi piacerebbe molto ringraziare tutti coloro che mi hanno ospitato e che mi hanno aiutato ad organizzare questo viaggio in Pakistan. Mi piacerebbe ringraziare tutti i pakistani che ho incontrato perché effettivamente hanno reso il mio viaggio indimenticabile assolutamente e posso veramente solo raccomandarvi, se avete occasione, vi prego di visitare il Pakistan adesso che è ancora appunto una meta pura. Mettiamola così, reale, per vedere veramente come stanno le cose e poi magari tornare e farete magari come sto facendo io, far cambiare un po' la mentalità negativa alla gente. Quindi su questo io dico un bel shukriya, che vuol dire grazie in Urdu a tutti i miei amici pakistani e vi ringrazio di avermi ascoltato e mando un caro saluto a tutti gli amici di Daily Muslim. Ciao a tutti!